sperimentazioni conduttore e non. In questa fase abbiamo verificato la conducibilità elettrica in vari materiali, alluminio, acciaio, legno e plastica. Il legno e la plastica non sono conduttori elettrici, infatti non hanno permesso di passaggio dell'elettricità interrompendo il circuito elettrico. I componenti del circuito. Abbiamo elencato e disegnato su quaderno i componenti necessari per costruire un circuito: generatore, ovipila, contatto, il cavo elettrico, il cicalino, foglio di alluminio e coccodrillo mozzetto. Generatore o pila. Il generatore genera corrente che alimenta il nostro circuito. Il contatto. Il contatto è un ponte che mette in comunicazione il generatore con il circuito. Il cavo elettrico. Il cavo elettrico è composto da fili di rame che ci permettono di condurre la corrente da un componente all'altro del circuito e da una guaina che isola i contatti accidentali. L'interruttore è un dispositivo mediante il quale si apre e si chiude il circuito elettrico. Il cicalino. Il cicalino è una resistenza che ci permette di produrre un suono quando attraversato da corrente. Il gioco di carte. Nella seconda fase abbiamo disegnato il circuito con i simboli dei componenti. Poi abbiamo realizzato un gioco nel quale abbiamo disegnato i simboli sulle delle carte che una volta mischiati si devono ricomporre in sequenza per ricreare il circuito. Nella terza fase abbiamo costruito il primo modellino di studio. Usando il cartone ondulato abbiamo creato un esempio di circuito funzionante costruendo una porta di sicurezza che aprendosi si fa scattare l'allarme. Progetto finale, costruzione di un modello reale di porta con allarme. Abbiamo disegnato e ritagliato la porta. Tagliato la base di cartoncino sulla quale abbiamo costruito il modellino finale e poi abbiamo tagliato i vari componenti del circuito. Una volta che abbiamo attaccato la pila al contatto, abbiamo verificato che quando la porta viene accostata al contatto, rappresentando da un cubo in alluminio, suona l'allarme. Quindi il circuito ha funzionato perché è circolato la corrente elettrica.